Rossi ha annunciato che l'iter autorizzativo del progetto dell'aeroporto di Firenze si sarebbe concluso in un mese e mezzo. Tutto questo senza aver letto le carte. Noi abbiamo letto il parere tecnico istruttorio della Direzione Generale delle Belle Arti e Paesaggio e il parere dice tutt'altro. Se si farà l'aeroporto ci vorranno anni, molti anni, anche perché il parere è vincolato a una serie di condizioni che il Ministero richiede, che devono essere soddisfatte. Per la parte del MIBAC, quindi del Ministero dei Beni, delle Belle Arti e del Paesaggio, il parere che è uscito è un parere tutt'altro che positivo, perché l'ok viene vincolato al lago di Peretola, alla realizzazione di un nuovo lago che deve essere individuato con un nuovo progetto che deve ottenere anche un ok da Bruxelles, perché il lago esistente è un lago di interesse comunitario, è un SIC e quindi si devono seguire delle direttive europee habitat cosiddette che richiedono dei vincoli molto particolari, cioè prima si deve rifare un progetto, mi devi dire dove lo vuoi fare, la regione deve dare un parere, deve passare da Bruxelles, realizzi la nuova opera, quindi realizzi il nuovo lago tal quale a quello esistente se non migliore, ok? Quindi sotto profili ambientali, di habitat, della fauna. Una volta realizzato il nuovo lago, smantelli quello esistente e solo dopo si giunge a un parere positivo. A livello ministeriale, in termini di tutela del paesaggio della piana, hanno chiarito che non può essere autorizzato nessun tipo di opera se non in maniera preliminare non viene fatto un recupero di un lago. Un lago particolare, il lago di Peretola, è un lago che ha un habitat abbastanza complicato, abbastanza complesso, e questo lago deve trovare un suo sostituto in qualche modo. Finché non c'è un lago che lo sostituisce, perché essendo patrimonio paesaggistico assolutamente importante, deve essere sostituito, finché non si trova un lago sostituto del lago originale non può andare avanti la via, semplicemente questo. Allora, se questo è vero, va identificata l'area dove fare questa opera, che è un'opera importante, significativa. Pensate un attimo, si deve identificare un'area come minimo di 600 metri per 600 metri, quindi qualcosa di 36.000 metri quadrati, un'area importante, 3 ettari e mezzo, in cui va previsto la ricollocazione di un lago artificiale, abbastanza profondo, mi sembra sia sui 17 metri, e va ricostituito anche l'habitat per consentire alla fauna e alla flora intorno al lago di ripetersi, di recuperare. Queste sono opere che mediamente ci vogliono 5-6 anni per ristrutturare un habitat di questo tipo. Allora, come si fa a dire in un mese e mezzo si parte? Ma qui altro che demagogia, altro che propaganda. E allo stesso tempo partire su che cosa? Sulle basi dell'amicizia fra Carrà e Renzi, che poi diciamoci si tratta anche di questo. Io credo sia assolutamente intollerabile una cosa del genere. Vi voglio ricordare che un mese e mezzo fa è venuto Renzi a battere piede a Firenze, un po' di nascosto, un po' sia sull'inceneritore sia sull'aeroporto. Quindi ragioniamo anche in questi termini. Vogliamo tutelarla questa piana o no? E poi l'altra cosa clamorosa, clamorosa. Abbiamo letto e ci sono delle cose allucinanti. Noi chiediamo al Presidente Rossi, ma qual è la fonte delle informazioni che l'hanno portata a dare questo annuncio? In base a quale fonti? Perché ricordiamo che il procedimento nella fase istruttoria, il procedimento in corso, è coperto da un vincolo di riservatezza. E quindi le chiediamo a Rossi, ma chi gli ha dato questa informazione?
perché sarebbe veramente una cosa gravissima. Quindi la realtà è completamente diversa dagli annunci del PD. Ad oggi non è chiaro quando ci sarà l'ok addirittura dell'autorizzazione definitiva dell'aeroporto, e noi siamo stanchi di questi slogan che non portano a nulla.